Bentornati ragazzi, siamo di nuovo qua, Carne Fresca e Grave Digger. Oggi andiamo a illustrarvi come moddare il nostro speedo custom. Raga, requisiti ovviamente nel club, lo speedo ce lo danno in omaggio quando lo compriamo nel club. Un veicolo che sacrificheremo, raga, lo perdiamo, quindi se è nostro lo duplichiamo o lo passiamo al nostro amico e ce lo facciamo ripassare, ma è un veicolo che andremo a perdere. Il nostro fedele com, e come al solito ci bugghiamo con il club. Raga, vi ricordo, sessione solo inviti, mira manuale. Raga, io sono qua già buggato, ho già messo il mio com in posizione, vado a chiamare il mio veicolo nel com. Raga, vi ripeto, questo veicolo lo andremo a perdere, quindi mi raccomando, duplicatelo, passatelo all'amico, ve lo fate ripassare. Come sempre ragazzi, andiamo a salire nel nostro veicolo. Raga, questo è un veicolo normale, eh? Questo veicolo andiamo a prendere solo le mod. Facciamo salire il nostro amico in macchina con noi. Ragazzi, seguitemi bene perché i passaggi sono abbastanza lunghi e delicati, però se voi guardate 2-3 volte il video capite il meccanismo e lo fate senza problemi. Come sempre ragazzi, dietro al com, freccia a destra, il nostro amico scende, ci allontaniamo dal com. Benissimo, qua prima differenza, io non vado nel pallino, ok, mando il mio veicolo al deposito tramite veicoli, mi porta il veicolo personale al deposito, chiamo il mio speedo originale sempre tramite veicoli, veicolo speciale, speedo custom, e aspetto che spawna in mappa. Raga, nel frattempo il nostro amico ci sta chiamando un veicolo che ci regalerà, uno qualsiasi raga, così magari vi fate passare pure un altro veicolo moddato dal vostro amico e ve lo tenete da parte, oppure vi fate ripassare, così approfittate quello che gli avete passato che volete usare come veicolo donatore. Quindi ci vediamo fra poco quando il mio amico avrà chiamato il veicolo da passarmi. Raga, eccoci tornati, nel frattempo è spawnato il mio speedo originale. Raga, chi ha visto il video dell'oppresso lo riconosce, è proprio lui. E il mio amico mi sta ridando il veicolo che io sacrificherò, così non lo perdo, ne ho uno di scorta, ok, fatto apposta in questo modo, così vedete il modo per salvarvi il veicolo che andremo a perdere. Perfetto, adesso noi come al solito andiamo nel pallino blu, entra da solo, partecipiamo in mira diversa. Aspettiamo recupero dettagli. Ok, doppio tasto PS, partecipiamo di nuovo dalla stessa persona. Messaggio cambia, cerchio. Siamo invisibili e andiamo a salire sul veicolo che il nostro amico ci sta restituendo o regalando a seconda delle vostre scelte, insomma. Raga, come sempre spawneremo nel com, usciamo dal com e vedremo il nostro speed originale svanire nel nulla. In realtà va sotto mappa, vedete, non c'è più il mio speed. Abbiamo sacrificato anche quello, ma era originale quello, lo possiamo recuperare quando vogliamo, poi vi farò vedere come, non originale ovviamente, montato ancora meglio. Benissimo raga, adesso il prossimo step è andiamo al netclub a vedere cosa è successo.
Eccoci al nostro nightclub, piano B1. Raga, B1 ci sta lo speedo, invece no. Surprise, c'è il veicolo che abbiamo usato per il gift card to friend. Raga, guardate bene tutti i passaggi, perché sennò qui questo non ce lo trovate. Adesso, raga, come detto, questo è un veicolo che perderemo. Ok? Quindi duplicatelo e passatelo al vostro amico. E fatevelo ripassare, insomma, tenetevene una copia di scorta, se questo lo perdiamo. Adesso, raga, io dovrò andare al mio nightclub in una sessione pubblica, quindi meno gente c'è meglio è, ve lo anticipo subito. Se trovate una sessione pubblica da soli è perfetto, se trovate due o tre persone potete provare, se non vi scocciano. Io consiglio una sessione pubblica da solo, però a fortuna quello, ragazzi. Purtroppo non decidiamo noi se le sessioni pubbliche sono vuote o no, è a fortuna. Perché in sessione pubblica? Perché dovremmo andare a avviare una vendita dal nostro nightclub. Raga, una vendita piccola, ci deve chiamare lo speedo. Se c'ha tanto materiale dentro, ci chiama All Mule Thunder Custom, che in questo caso non ne abbiamo. Quindi se abbiamo tante merci, le vendiamo e aspettiamo di rifarne un minimo, in modo che ci chiama sicuramente lo speedo. Io consiglio sotto i 100.000 dollari, fino a un massimo di 100.000 dollari, assicuro che vi chiama lo speedo. Quindi adesso andiamo a fare questo passaggio. Raga, un altro consiglio: io adesso in pubblica userò il gift card to friend col despot di Gravedigger, perché lì c'ho il despot. In caso voi non avete il despot in sessione pubblica, non potete usare questo del nightclub, perché non ve lo fa usare, vi fa entrare in freccette se partecipate dal party all'amico. Quindi dovete usare quello dell'arena, o in solo o con l'amico in OTR. Comunque dovete prima prepararvi quello step per poter poi ricevere lo speedo moddato e salvarlo nel combo. Però ragazzi, ora vi faccio vedere quello che farò io. Cambia soltanto il metodo con cui vi buggate per il gift card to friend. Non potete usare, ripeto, raga, io ve lo dico mille volte, non potete usare quello del nightclub in pubblica, ok? Servono gli altri due metodi, o despot o arena. Perfetto, proseguiamo col video. Allora ragazzi, mentre il nostro amico si prepara a ricevere il nostro speedo di regalo, noi andiamo nel club, al nostro computer, e andiamo a avviare una vendita. Ragazzi, vi ricordo, un amico, una piccola ci permette di chiamare lo speedo. E andiamo su vendi prodotti e vendiamo tutti i prodotti. Conferma. Una volta avviata la vendita, ragazzi, partirà la missione di vendita e ci manderà lo speedo. Ma no, lo speedo non c'era più. Noi avevamo il veicolo moddato al posto dello speedo. Infatti, guardate un po' cosa succede, e ci manda lo speedo con le mod del veicolo che avevamo al suo posto. Adesso, raga, noi non andiamo a fare la vendita, ovviamente. Noi andiamo dal nostro amico che ci sta aspettando al solito posto. Vedete? La vendita dobbiamo andare là. Noi andiamo dal nostro amico, solito posto, Ammunition. Scarto prend, andiamo qua. Raga, arrivati dal nostro amico, se lui prova a salire, non lo farà salire. Tra l'altro le cose, raga, mi sono accorto che mi stava a far fare 10 km per 5.000 dollari di merce. Ottimo. Ottimi guadagni su GTA. Raga, nel frattempo io ho tolto la modalità passiva perché almeno vedete meglio, che non cambia niente. Se lui prova a salire, non lo fa salire. Io adesso scendo dal mio speedo. Lui prova a salire e non lo fa salire uguale, però come vedete adesso fa l'animazione che ci prova a salire. Allora, raga, mentre lui continua a spammare triangolo cercando di salire, noi andiamo sul creatore
Appena noi saremo nel creatore, lui potrà salire nel veicolo, avrà accesso al veicolo. Quindi noi facciamo option online creatore. Intanto il nostro amico Bamma Triangolo, vedete in sottofondo? Andiamo nel creatore. Oh, raga, dal creatore ovviamente per tornare in sessione con il nostro amico basta che partecipiamo dal party, perché vi ricordo che siamo in pubblica. Come vedete ragazzi, io come sono andato nel creatore, lui è riuscito a salire, io adesso non sono riuscito a farvi la clip contemporanea di tutti e due i giocatori, ma vi assicuro che lui è riuscito a salire appena sono entrato nel creatore. Così facendo lo speedo non è sparito, diciamo. Raga, adesso cosa facciamo? Saliamo nello speedo con il nostro amico. Ci assicuriamo che non sparisce. Lui scende dallo speedo e si prepara con la LG per il gift card to friend. Benissimo, raga, io ho tagliato la clip perché tanto sapete come si fa il gift card to friend. L'unica cosa, ragazzi, che vi ricordo in questo step, ossia l'ultimo gift card to friend, non lasciate mai di vista, non perdete mai di vista lo speedo, che come girate l'inquadratura ve lo toglie. Quindi ancora meglio se ci state sopra fino all'ultimo. Poi appena vi serve che voi andate via dal com per entrare da solo, per fargli arrivare la spunta di entrare da solo con amici, voi comunque cercate sempre di mantenere la visuale dove stava lo speedo. Ok, gift card to friend, il vostro amico lo prende e ve lo ripassa. Se voi avete il despot potete fare anche tutto da soli, eh? Perché una volta che siete andati in creatore e tornati online in sessione pubblica, vi buggate e ve lo prendete da soli. Io ho usato il mio amico perché lui ha il despot, è più semplice in pubblica col despot di gift card to friend. Ok ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale.